mister Mondonico, naturalmente è andato a festeggiare quello che è stato un risultato straordinario, mai sconfitta probabilmente è stata più dolce. No, bene, l'Avellino ha fatto bene, penso ha fatto capire quanto ci teneva, penso che abbia meritato di vincere la partita. Noi abbiamo sofferto sino alla fine come era giusto che fosse. E ho detto che la partita deve essere ancora migliore di quella dell'altra sera, i ragazzi hanno ancora una volta dato tutto. Penso che nei 180 minuti il risultato ci stia, anche se stasera abbiamo apprezzato un buon Avellino. Senta, dopo il primo gol dell'Avellino c'è stato un momento in cui sembrava che tutto lo stadio, tutta la squadra tenesse un po' il fiato sospeso, è arrivata quella grandissima reazione, poi sul 2-1, come ha detto lei, è tornato fuori l'Avellino ancora prepotentemente. Sì, il risultato, anche se si dice partiamo da 0-0, il risultato condiziona a livello mentale ed è chiaro che sapevamo, loro dovevano fare tre gol, perciò la nostra è stata una gara dove non rischiare niente, loro hanno trovato questo gol ed è chiaro che dopo si è visto l'Albino Leffe. Poi quando pensi che tutto sia fatto è chiaro che non siamo una squadra che può giocare in economia, dobbiamo sempre giocare a mille e abbiamo capito anche questa sera che non possiamo fare a giocare a 900. Abbiamo inaugurato la saga del villaggio di Asterix che ancora una volta ha resistito agli assalti, terza salvezza consecutiva e questa sera veramente grande festa con il pubblico. Ma io sono un indiano capitato per caso in questo villaggio, qualcosa ho preso, qualcosa magari ho dato, comunque devo solo ringraziare questa società che ha avuto fiducia in me, che mi ha dato la possibilità di cimentarmi ancora una volta, adesso tornerò tranquillo nella mia cascina ad aspettare magari qualche altro disperato che non sappia più che è stato a votarsi, se capiterà. Va bene, allora facciamo un grandissimo in bocca al lupo a